I grandi progetti contenuti nel POR FESR rappresentano le scelte strategiche su cui la Regione Campania ha deciso di fondare la propria politica integrata di crescita del territorio. Si tratta di infrastrutture cruciali per la ripresa economica, in grado di raggiungere risultati in termini di sviluppo duraturo. In questo quadro si innestano i grandi progetti per favorire un uso sostenibile delle risorse ambientali e la valorizzazione delle risorse naturali, come il completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno, con il quale si ridurrà il rischio idrogeologico nell'ottica dell'uso del suolo come difesa. Il risanamento ambientale e la valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei punta al recupero della vocazione turistico-ricreativa dei laghi d'Averno, Lucreno, Miseno e Fusaro, con la conseguente rivitalizzazione del sistema dell'impresa turistica e balneare. Diverso il grande progetto dedicato al risanamento ambientale e alla valorizzazione dei regi lagni, concentrato maggiormente su azioni di adeguamento degli impianti di depurazione e la realizzazione e il completamento di alcuni collettori. Questo si innesta sinergicamente con le azioni previste dal grande progetto denominato Bandiera Blu del Litorale Domizio, che ha come obiettivo la riqualificazione ambientale della fascia costiera casertana. Il ripristino e la valorizzazione degli habitat costieri sono gli obiettivi alla base del progetto Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno. Prevede interventi sulla costa, caratterizzata dal fenomeno erosivo, compresa tra i comuni di Pontecagnano Faiano e Agropoli. Per raggiungere il risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne, si procederà alla rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e al completamento della collettazione delle acque nere e dei sistemi fognari nelle province di Avellino, Benevento e Caserta. La conservazione e la tutela degli habitat e delle specie faunistiche e delle aree naturali protette, con riflessi positivi anche sulla balneabilità, sono le azioni al centro del progetto Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno. La competitività del sistema produttivo regionale è invece l'asse di riferimento del grande progetto che mira la realizzazione di un polo fieristico regionale, il quale ha come finalità la formazione di un'offerta unica e integrata. Il sistema della metropolitana regionale è al centro delle azioni previste nell'asse destinato all'accessibilità e trasporti. Tre i grandi progetti dedicati: il completamento delle opere civili e la realizzazione delle opere tecnologiche della linea 1. Il progetto Piscinola Secondigliano-Capodichino costituisce un elemento fondamentale per l'integrazione tra il sistema metropolitano di Napoli e il sistema della ferrovia Metrocampania Nord-Est nel tratto Piscinola-Capodichino-Garibaldi. Mentre il progetto che prevede il completamento linea 6 della metropolitana di Napoli, Mostra Municipio, si inserisce in un unico lotto funzionale tra le stazioni di Mergellina e Municipio, che a sua volta si inquadra nella più ampia tratta ferroviaria della linea 6. Accessibilità e trasporti però non significa solo strade ferrate, ma anche logistica e porti. Ecco allora il progetto che punta alla creazione di un sistema integrato portuale di Salerno, al fine di ottenere economie di gestione a beneficio di tutte le grandi compagnie di navigazione. Il potenziamento della capacità logistica intermodale, delle relative infrastrutture e delle aree di pertinenza è alla base dello sviluppo di un sistema integrato portuale di Napoli, che diventi la piattaforma logistica unitaria e integrata del Sud. Anche la viabilità su gomma e i suoi grandi progetti. Si tratta della tangenziale delle aree interne, che consiste nella realizzazione di un collegamento viario tra le aree industriali della Valle Caudina e di Piano d'Ardine, in modo da ridurre l'isolamento delle realtà urbane delle province di Avellino e Benevento. La sicurezza stradale è alla base dei lavori di costruzione del terzo tronco, compreso lo svincolo di Angri, della strada statale 268 del Vesuvio. Integrare, potenziare e mettere in sicurezza un'infrastruttura, essenziale via di fuga in caso di emergenza dovuta al riattivarsi dell'attività vulcanica del Vesuvio, è la mission che si intende assolvere con questo grande progetto. Dalle strade reali a quelle virtuali, la Regione Campania intende ridurre gap e favorire la crescita. Questo è l'impegno per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, che deriva dal grande progetto Allarga la rete, banda larga e sviluppo digitale in Campania, che prevede l'ampliamento dell'attuale copertura dei servizi in larga banda nei capoluoghi di provincia della Regione Campania e nel comune di Giuliano. La realizzazione di interventi del piano urbanistico attuativo per l'area dell'Exital Cider di Bagnoli contribuisce all'attuazione dell'asse 6, sviluppo urbano e qualità della vita,
che consentirà la trasformazione dell'area dell'ex Italsider di Bagnoli in un vero e proprio parco urbano. Un polmone verde contenente spazi di archeologia industriale, capace di valorizzare le risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche che il sito conserva. Sullo stesso asse si iscrive il progetto della riqualificazione urbana dell'area portuale di Napoli Est, che prevede azioni che mirano a rigenerare e potenziare la rete viaria dell'area, collegare la periferia interclusa con il centro città e con il porto, e a migliorare i sottoservizi e il grado di sicurezza. Sviluppo urbano e qualità della vita sono gli assi portanti anche nel grande progetto che vede la città di Afragola quale porta della Campania, attraverso interventi di riqualificazione urbana dell'area adiacente alla stazione dell'alta velocità. Il progetto intende completare il processo di infrastrutturazione di contorno alla stazione, al fine di massimizzarne la fruibilità da parte degli utenti. Al centro storico di Napoli, quale azione di valorizzazione del sito UNESCO, è dedicato l'ultimo grande progetto di sviluppo urbano. Interesserà alcuni ambiti di particolare rilevanza strategica, connessi agli accessi e percorsi di visita, integrati con una presenza di attività commerciali e artigianali di richiamo, da rendere oggetto di progetti specifici.